Marco Prastaro, vescovo di Asti, ospite questa mattina al Santuario della Madonna dei Fiori per la solenne celebrazione, per la festa dell'apparizione della Vergine ai Gidei Matis nel 1336, proprio il 29 di dicembre. Monsignore, io le chiedo un pensiero su questa festa al quale lei ha presieduto. Come ho ricordato durante la celebrazione, mi sembra che questa festa ci ricorda che Dio è potente, che Dio è forte, che la nostra vita è nelle sue mani, le sorti degli uomini sono nelle sue mani e che quindi Dio opera in mezzo a noi. Come la Vergine Maria dobbiamo riconoscere questa presenza certa e ringraziarla ogni momento. Non soltanto il ricordare l'apparizione della Madonna dei Fiori, ma anche l'inaugurazione del completamento del mosaico nella facciata del Santuario Grande ed anche del portale in bronzo voluto fortemente, come ha ricordato anche lei nell'omelia, dall'ex rettore Don Sergio Boarino. Sì, queste opere mi sembra non solo abbellisce un santuario, ma ancora di più un messaggio che, come dicevo, ci richiama a entrare in un tempio ricordandoci che qui entriamo per contemplare Dio, per ascoltare Gesù e per ringraziare il Signore che ci salva in ogni momento, in ogni necessità. E per concludere, visto che siamo a fine anno, le chiedo un augurio speciale per tutti i lettori di ideawebtv.it, ma poi anche per, insomma, i fedeli e i braidesi che vengono qui alla Madonna dei Fiori. Il mio augurio non può che essere di pace, di gioia e serenità a tutte le persone e anche di semplicità della vita nel dire: dobbiamo camminare ogni giorno con impegno, non scoraggiarci, perché il Signore cammina con noi e la storia cammina verso Dio, Lui il padrone della storia. Auguri allora a tutti di buon anno.